Buongiorno, ho i giardinieri in giardino che stanno facendo il delirio quando arrivano a fare le siepi, eccetera. Sto mettendo delle orecchie per fare skin care. Fanno un caos che non si riesce, cioè in quel giorno non riesco a registrare, ragazzi, cioè non posso fare video per tutta la mattina. Oddio, non ho messo le mascherine, ho mangiato, lavato i denti, non ho rimesso le mascherine. Wait a moment. Ok, fatto. Cioè, ormai a volte me ne dimentico. Evidentemente il mio corpo sta iniziando a desiderare di levarle. Al 9 di aprile saranno 2 anni che ho messo Invisalign, quindi 2 anni di trattamento. Non so se voi vi ricordate che bocca avevo precedentemente, mi è cambiato completamente tutto, la forma proprio delle arcate, oltre che il raddrizzamento, il palato, cioè avevo il palato stretto perché avevo tutti i denti verso l'interno, mi si sono spostati tutti raddrizzandosi anche in questo senso, perché erano tutti verso l'interno così, quindi qua avevo le guance molto più scavate, figata quello, cioè avrei potuto spendere i soldi in filler. Non so se il filler fa le guance, non ho idea, credo di sì, però praticamente le guance seguono tantissimo la conformazione dei denti, infatti gli anziani a cui levano tutti i denti per mettere la dentiera, non so se avete mai visto, hanno una bocca praticamente che va verso l'interno perché i denti creano ovviamente una struttura, e avevo le guance super scavate, avevo proprio una forma del viso diversa. All'inizio non mi piacevo tanto con questa, mi sembrava un po' strana, e adesso mi sono abituata, praticamente sarebbe la mia normale forma del viso se avessi sempre avuto i denti dritti normali, ecco. Quindi sì, mi ha cambiato un sacco la fisionomia e ovviamente mi ha anche raddrizzato a livello di... erano tutti storti, vi ricordate quelli qua sotto erano tutti completamente storti, però si sono anche posizionati in così, perché quelli di sotto erano in così, mentre questi di sopra erano gli unici che erano in fuori. Oh, questi sopra in fuori, questi sotto in dentro, questi laterali sia sopra che sotto tutti verso dentro, quindi si sono, diciamo, raddrizzati in così sopra e sotto, raddrizzati in così quelli di sopra, in più quelli di sopra erano anche il morso, avendo quelli di sopra e quelli di sotto curvi così, il morso chiudeva profondo, cioè praticamente questi di sopra scendevano molto qua giù, non come adesso, vedete? Insomma, non lo so perché ho fatto questa digressione, ragazze, sui denti, per le mascherine, appunto. Comunque, sigla, iniziamo. Ieri c'è stato Sanremo, chi è che mi scrive? Il mio fidanzato. Ieri c'è stato Sanremo, volevo fare un video su Sanremo, però tanto, sigla che iniziamo sto vlog. Prima puntata di Sanremo, seguitissimo, credo che abbia avuto lo share più alto di sempre, almeno degli ultimi anni sicuramente, merito della Ferragni probabilmente sì, perché diciamo che i cantanti in gara ci sono tutti gli anni, c'era forse qualche cantante più atteso, non so bene, però fatto sta che è stato super visto. Io intanto non vorrei parlarne adesso perché vorrei fare un video apposito di chiacchiere, così mi ci posso dilungare, sentire anche un po' la vostra opinione in merito. E invece stamattina ho una super fretta, o meglio, stamattina l'ho passata a lavorare al PC e ho postato anche un sacco di contenuti appunto relativamente a Sanremo stesso, che sto seguendo e sto commentando, ecco, sui social insieme a voi. Peraltro, se non mi seguite, vi va di seguirmi, l'Instagram è Saidori, c'è una storia in evidenza con tutti i contenuti di Sanremo, sondaggi sui look, sui cantanti, quindi se vi va di partecipare venite su Instagram e mi trovate come Saidori, mi fa piacere, insomma. E quindi insomma, ho passato così la mattina, ho pranzato al volo e adesso devo volare in centro perché ho appuntamento dalla dottoressa Iacchini per fare la trattamento macchie al viso e la biostimolazione che faccio appunto
ogni mese, sì, più o meno ogni mese. Farò semplicemente un pochino di mascara sugli occhi, perché appunto dovendo fare il laser non mi posso truccare, perché comunque verrei struccata, quindi non metterò assolutamente niente, solo la protezione solare, che poi riapplicherò quando uscirò appunto dallo studio, perché oggi è una giornata super soleggiata e quindi adesso metterò soltanto il mascara, magari un pochino di matita sul viso e basta, nient'altro. Vorrei poi passare da Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Zara, così, a vedere gli ultimissimissimi saldi. Ho fatto già una prima girata negli giorni scorsi, ma vorrei vedere, perché proprio le stanno lanciando le cose, sono tutte cose a 2,90, così 3 euro, perché no? Bene, adesso mi do proprio una truccatina straveloce, mascara, matita, eccetera, e dovrei volare, perché sono le 2, devo essere lì alle 3, però tra prendere i mezzi e tutto mi ci vogliono almeno 40 minuti, quindi tempo che adesso mi do una truccatina e sarà tempo di uscire. Non sopporto, ma non è che quando tornerò sarà finito, perché non potrei girare il video che volevo girare con sto caos. Comunque, sono vestita tutta quanta di nero, metterò la mia pellicetta, quella maculata, oggi ve la faccio vedere, questa qua, metterò la pellicetta maculata, tutta vestita di nero, mi piace tantissimo usare il nero quando mi vesto maculata, credo degli anfibi o degli ag, non so bene, adesso vedrò. Una borsa capiente, perché così da Zara non devo pagare il sacchetto di carta che si rompe regolarmente, quindi mi porto la borsa capiente, ci metto tutto dentro, forse porto proprio questa qua, questa Teddy, che non ci dovrebbe star male, no, infatti ci sta bene, quindi vado con la Teddy, così metto tutto là dentro, mi porto anche la DJI per riprendere un pochino così in giro, magari riprendere appunto Zara eccetera, magari nuovi arrivi, non so, volevo vedere se riesco, perché a volte c'è una musica così infernale che non si riesce, quindi comunque dovrò magari metterci un audio sotto, o comunque molto spesso c'è veramente troppa gente, non si riesce, però poi vi faccio il video sugli acquisti. Bene, mi trucco, ci vediamo dopo. Allora, sono davanti alla finestra, così sono ben illuminata, e ho appena terminato la seduta del laser. Dai, ragazzi, sono troppo soddisfatta. Questa è la mia pelle senza trucco, ovviamente. Scusate che un capello mi sta ammazzando, che è la mia pelle senza trucco. Io ho fatto la tinta, ragazzi, ma con la tinta di Erba Tint bocciata, perché non mi ha coperto bene. Comunque, a parte questo, ho solo il rossetto un pochino sugli occhi, come prima, e ovviamente non ho nulla, però cioè, secondo me la pelle ha veramente avuto un miglioramento notevole a livello di macchioline, cioè ancora qualche seduta e proprio non ne avrò mezza. Sto aspettando che adesso finisca un appuntamento la dottoressa, perché il laser appunto lo faccio con la Valentina, quindi appena la dottoressa Iachini finisce facciamo la biostimolazione, quindi prima il laser e poi la biostimolazione, però sono troppo contenta. Oggi peraltro mi ha fatto due metodi di laser, uno diffuso che lavora proprio su tutte le aree del viso, senti il manipolo passare, fa un leggero calore o un leggero freddo a seconda dei momenti, e però non senti nessun tipo di scossettina, di bruciore. Poi mi ha fatto una seconda modalità dove invece dà delle piccole scossettine, come delle piccole scossettine elettriche localizzate sulle macchiette che si vedono di più. Questo è il risultato, come vedete non arrossa, non si arrossa la pelle per nulla, il dolore è super sopportabile, ma c'è solo quando fa quelle micro scossettine. Il risultato veramente notevole, io credo di aver fatto 4 sedute probabilmente, poi magari le conto e ve lo dico, però il risultato mi piace tantissimo. Quindi 5 minuti e passiamo a fare la bio. Ah, ci tenevo a dire che questo segno che vedete qua è il segno degli occhialini, perché chiaramente dovete avere gli occhi tappati per il flash che fa il laser, e quindi avete gli occhialini tipo quelli che vi davano un tempo nei solarium, no? Per fare le lampade solari, quindi fanno un po' effetto ventosa e ho un po' il segno. Niente di che, ovviamente, passa subito. Voglio dire, ogni momento è buono per immortalare un outfit. Mi piace molto questa essenzialità del nero con lo stivale
E niente, solo gli occhiali da vista. Voilà. Che ne pensate? Mi piace. Tutti gli anelli in argento si vedono. Questi e questi. E adesso sto aspettando Eleonora che sta arrivando. Non vedo l'ora di farle vedere il mio visino, perché mi sembra molto molto migliorato a livello di macchie, quindi non vedo l'ora di farglielo vedere. Allora ragazzi, mi sono messa come la Madonna, che peraltro vediamo da qui, perché vediamo le guglie dell'uomo. No, mi sono messa in piena luce perché mi stavo ammirando nel tuo bagno, che ha una luce È pazzesca, bellissimo che la cioè luce. la luce dei selfie. No, stavo dicendo alle ragazze che mi vedo super migliorata per quanto riguarda le macchiette. Oggi la Vale, non so se tu lo sai, se sono dettami tuoi, mi ha fatto qualche scossettina più precisa sulle macchiette, quelle un po' più mirate, quindi un pochino più di male, però mi vedo super bene. Tu come le vedi? Assolutamente, io pensavo che tu fossi venuta oggi truccata, No, finché capi, cioè quindi ah, vabbè, queste cose non sono vere, ma bello che me no, è le vero, dica. vabbè, ho detto no, sono truccata, ho detto No, non sono caspita. truccata, sono gli occhi e il rossetto, però mi vedo una bella pelle, sono molto 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 Assolutamente. contenta. Oggi tra l'altro ti faccio un avvio arricchita con uno schiarente, quindi così ti dà un ancora più effetto uniformante e illuminante, anche a livello di macchiettine ti aiuta un pochino. Ragazzi, per l'ennesima volta ci tengo a sottolineare una cosa, perché anche ieri ho letto gli ennesimi commenti su questa cosa. È importante dire questa cosa, la facciamo dire alla dottoressa, adesso vieni, vieni, Sì, no, vieni ma qua. sono indecente Ma no, non oggi, era dai, bellissimo. prego. Vabbè, puoi parlare se non ti vuoi far C'è vedere. una mano, sono qua. No, dai, No, allora, sai che scherzo. cosa è importante dire alle ragazze? Che la bio e il filler sono due cose Totalmente diverse. diverse. Questo è importante perché, uno, se voi magari avete bisogno di ridare dei volumi al volto e vi aspettate che questo avvenga con la bio, poi rimanete deluse. Esatto. Quindi è sempre importante, ma lo dico anche con i prodotti make-up e con i prodotti skincare, capire a cosa il prodotto si riferisce, perché sennò poi ne rimaniamo deluse. Cioè, se prendiamo una maschera purificante aspettandoci che ci rimpolpi, che ci dia idratazione, ovviamente saremo deluse. Ma con i trattamenti estetici uguale. Per quello serve una consulenza e capire che tipo di trattamento state facendo. La biostimolazione non ha nulla a che vedere col filler. La biostimolazione stimola, adesso la dottoressa mi correggerà perché mi sono Sei informata, giusto, sei brava, sei giusto. stimola a produrre praticamente di nuovo l'elastina, il collagene, insomma tutte quelle cose senza scendere in particolari che la nostra pelle tende a non produrre più perché invecchiamo, quindi inizia a non funzionare più come quando eravamo giovani. In questo modo la biostimoliamo, cioè la stimoliamo a reagire, a far da sé. Però non le diamo praticamente come con un filler, qualcosa che va sotto pelle che crea il volume. Bravissima. Quindi se voi E che volete però le anche questo, quello, tra virgolette, esatto, male, diciamo, no, ma infatti non stiamo a dando un giudizio di merito, volte. nessuno non è Esatto. sull'altro, però dovete Sì. capire che trattamento volete. Bravissima, Perché molti bravissima. mi hanno detto, ah, secondo me ti ha cambiato i lineamenti. Ragazze, l'unica La cosa bio. che mi ha cambiato i Magari se partesse lineamenti. per con due Ma io dico vitamine. sempre, l'unica cosa che mi ha cambiato i lineamenti è l'Invisalign, perché io ho i denti praticamente tutti verso in dentro, Invisalign me li ha raddrizzati così e quindi mi ha dato un pochino di volume Un po' anche tipo al di musetto, tra valicella. virgolette, no? Sì. Però la biostimolazione non vi cambia il volume del volto e se lo volete non c'è nulla di male, fate un filler anche leggero, poi lo decidete col Esatto. vostro medico, però dovete orientarvi su qualcos'altro. Questo ci tenevo Vale a dirlo, lo volevo Mi far sembra con te. un'ottima premessa. Lo volevo far con te perché poi Va benissimo. se no le ragazze dicono, anche da poco una ragazza mi ha scritto, ma se vi voglio dare un po' di volume, zigomi eccetera, posso fare la bio? Non ti fa niente, è Ecco, troppo, nel cioè. lungo periodo sì, perché la tua pelle magari Sì. riproduce un po' di collagene, un po', però è diverso dal concetto di uscire dal Assolutamente. medico, tornare a casa e vedersi già riempite. Assolutamente. Ok, c'è la siringa, ragazze. No, non fa niente, adesso vi facciamo vedere. Aspettate. Ok, ecco qua. Allora, io sono nota per essere una paziente super resistente che non fa una piega, vero Ele? Dimmelo che sono Esatto, brava. assolutamente. No, comunque secondo me non fa davvero male, però non so se ci vuole, come dire, una sensibilità particolarmente elevata. Cioè sì, Spiccata. una tolleranza particolarmente, io non sento nulla. Nulla Ma allora di nulla. dipende, dipende. Allora, comunque considera che se dà fastidio si può sempre mettere la cremina anestetica, Vero? arriva Qualche volta lo neutrale. fanno? Sì. Ok. In alcuni casi. Il segnetto del laser Sì, con la infatti prima ho valentina. fatto il video in bagno, poi
Poi mi sono guardata allo specchio e ho rifatto un'altra clip dicendo: ragazzi, guardate che questo segno che vedete qua è solo l'occhialino protettivo. Niente di protettivo. che. Chiaramente, poi va via. Tra l'altro sto bevendo poco in questi giorni, quindi secondo me ho un po' più di facilità all'edema, perché bevendo poco trattengo. Sono in un Anche periodo in se cui. questo è uno dei falsi miti, Sì, dai. Schietta, perché sì, uno dice sempre: ah, non Dici, sono abbastanza idratata a livello della dici. pelle, Invece. perché bevo poco. In realtà non è quanto bevi, ma quanta acqua riesci a trattenere che ti fa la differenza a livello di idratazione. E quello te lo dà le percentuali di acido ialuronico che appunto Vedi. hai a livello cutaneo, quindi che ti fa un po' effetto spugna, io dico Va sempre bene. che è quello Ecco, che tu ti dici riduce il queste corpo. cose. Nel tuo Instagram ci sono sempre un sacco di contenuti belli. Sì, Io ogni dai. tanto ve li ricondivido, ragazza, ci sono delle Ci perline, mica male. Molto carino il proviamo. tuo profilo, perché dai sempre un Grazie. sacco di. Ci fai la rubrica VIP di Sanremo? Urca, ragazzi, è spinoso, perché Dai. è un Sanremo spinoso. No, allora, ho visto ieri la prima serata tanti bei ritocchini, ma ben fatti, devo Sì, dire. tipo Sì, ma la Oxa. vabbè, no. Allora, devo dire, per quanto è oggettivamente rifatta, però è Ok. mutata nel Quanti anni ha? tempo. 60? 61, sono andata a guardarle, Quindi 10 anni più 61. di me. Quindi è impossibile che quella sia pelle naturale, tutta Ok. naturale. Però effettivamente, tipo le labbra non sono mai cambiate di forma rispetto alle È sue labbra vero. originali. Da 61enne cosa ha? Le labbra molto raggrinzite, il codice a barre, a volte una diminuzione del volume in verticale. E invece lei oggettivamente ha mantenuto quello che era il suo viso originale. Poi può piacere o non piacere, però quelli sono Certo. sempre stati i suoi lineamenti. Vediamo anche le edizioni precedenti, non è che sia molto Visto che tu hai dissimile. fatto il focus sulle sue mani, Le ragazzi, mani, sì. grande, l'ho E sì, vista perché col ovviamente a post. volte tu cos'hai? Vedi tante attrici che fanno poi le foto red carpet con che cosa? Con sta mano vecchia vicino al volto. Lei giustamente cosa ha fatto? Dovendo cantare col microfono accanto al Vero. viso, ha fatto anche le mani. Eh È sì. vero, poi soprattutto se si hanno mani tendenzialmente ma io per esempio ho sempre avuto un sacco di vene in evidenza e quindi adesso con la vecchiaia No, tu farò non hai neanche qualcosa. tante, non hai così tante venuzze, in Però realtà. vedi che forse ho questi cosa sono i tendini Sono che dei si vedono tendini, però questa è la molto. normalità. Però vedi, non sono delle mani macchiate, No, le cioè. macchie fortunatamente no, non le ho. Forse sarà che io metto la protezione sempre anche come si dice, sulle mani. Facciamo la punturina anche sulla palpebra come l'altra volta. La faccio, sì, prendo un po' di più di bio. Aspetta, L'altra volta l'abbiamo fatta, io non so, che arrivo. L'hai magari l'effetto apprezzata? placebo, non lo so, mi convince, scusate, se le palpebre, ragazze, sono il mio cruccio. Allora quando lei l'altra volta mi ha fatto, ti faccio il pizzichino sulla palpebra, io, ah sì, contenta, biostimoliamo queste palpebre, facciamole reagire. Cioè, hai finito? Io non ho sentito nulla, Sì, ho ragazze. finito, adesso torno da te per le palpebre, ti prendo Bene. le cose della Ferragni, è rifatta, però è rifatta bene, Sì, quindi la secondo te, dai, lascio. dici che cosa potrebbe aver rifatto la Ma Ferragni sì, da no, esperta? lei, poi lo vedi in alcune fasi è magari un pochino più tirata, meno tirata, no, zigometto, mento, parte proprio Fillerino o bio? Cosa avrà particolare. fatto? Qualche La bio, fillerino? sì, sicuro, il fillerino, la parte dello zigomo, la parte Ok. del profilo mandibolare, un po' di mento, un po' di proiezione laterale, botox sopra molto bello, molto naturale, ma no, a me piace, cioè, Quindi assolutamente. approviamo. A me piace il suo viso, lo trovo sempre molto fresco, ma non, come Sì, dire, artificioso, ecco. esatto. Sì, poi ieri era truccata benissimo, Sì, ti è secondo me. piaciuta? Molto, molto, molto. È truccata dal mio conterraneo, Emanuele Mameli, il suo truccatore. Sì, Sì, un lo ragazzo sapevo. cagliaritano che, voglio dire, dopo che è diventato il suo truccatore, ha fatto sicuramente, insomma, super successo, però è molto bravo, eh. Sei spostata, no? Perché poi ti venga un piccolo matonino, uno scattino. Scusami con sta cosa di chiacchierare. No, ti avverto che No, magari si non ti potesse vedere un preoccupare. pochino. Destra o sinistra? Col back Ragazze, se mi vedete è colpa mia. Sto lacrimando. Sei libera Voilà, tuttora? sono libero. Adesso andiamo a vederci i saldi di Bershka, così. Andiamo a vedere qualcosa che è rimasto in negozio. Grazie Ele. Ah, ovviamente vi lascio qui l'Instagram di Ele, così ci vediamo alla rubrica su Sanremo, se avrà tempo di farla. Assolutamente, di Perché devi notte star sul sì. con due bambini, vabbè. Allora,
The day after, ragazzi, ieri dopo che sono stata da Maiacchini ho fatto un giro in centro, non c'è più niente. A parte che hanno levato Pull&Bear, Pull&Bear l'hanno levato in centro, a Milano non c'è più. Quindi ho fatto Stradivarius, Bershka e Zara, non c'è più nulla. Cioè proprio da Bershka non ci sono proprio più i saldi. Da Stradivarius c'è proprio un pezzettino così piccolino. Da Zara un pezzettino piccolo, ma niente di che. Comunque in genere stanno già levando i saldi. Quando io mi ricordo che altri anni tiravano avanti fino a fine febbraio, assolutamente. Quindi vi farò vedere quello che ho preso e basta. Invece stamattina sono andata a rinfrescare il mio taglio dal mio dorato Luciano. Quindi vedete, ho rifatto la scalatura da questa e da questa parte per alleggerire un po' il davanti. Non ho toccato il colore perché mi piace ancora tantissimo. Ragazze di Milano che avete i capelli lunghi, capiamoci. Se cercate un parrucchiere che faccia esattamente quello che dite voi, che quando gli dite taglia 5 cm, tagli 5, quando gli dite non tagliare nulla dalla lunghezza, non taglia nulla, dovete andare da Luciano, è bravissimo, è, cioè non esiste che lui non faccia quello che dite voi, cioè proprio è una persona a cui io affiderei i miei capelli a occhi chiusi, senza guardare quello che fa, mi fido ciecamente, da quando vado da lui... Ok? Ho detto tutto. Mi piace tantissimo. Peraltro, dal 20 di febbraio fino al 3 di marzo ristrutturano. Adesso è proprio un salone che ha un po' quel sapore di vecchio salone di quartiere, molto modesto, molto carino, pulito, a posto, eccetera, ma con mobili appunto d'altri tempi, eccetera. Mentre adesso fanno la ristrutturazione, sono molto curiosa di vedere che cosa farà. Gli auguro tantissima fortuna, diciamo, nel futuro e con il nuovo salone, perché lui e Giorgia, che è una delle ragazze storiche che lavora da lui, le altre sono un po' cambiate, ma Giorgia c'è da tanto e secondo me è bravissima, e quindi auguro a lui e a Giorgia super tanta fortuna, anche tutte le ragazze che arriveranno. Ma adesso volevo farvi vedere, anzi no, questa piega non merita questo trattamento di mollette. Vi faccio vedere la spesa, perché sono andata da Lidl, ho fatto la spesa e c'è qualcosina in offerta e ho rimpinguato. Questo fine settimana il mio fidanzato lo passerà qui da me, quello mangia tanto, ragazzi. Avevo tutta roba un po' congelata, quindi ho preso qualcosa di carne anche per il fine settimana per fare tipo delle polpettine. E ieri ho fatto lo smalto. Cioè, quanto è bello questo Dark Dahlia di Manucurist. Innamorata. Allora, ragazzi, allora. Ho delle news per quanto riguarda la bevanda che uso al mattino al posto del latte. Sapete che io non bevo latte. Bevevo sempre, ve lo faccio vedere. Ho questo, che questo è dell'Eurospin. Amo essere biologico all'avena. Oppure quello di Lidl, sempre all'avena. O anche quello riso e cocco, questo che è di Lidl. Allora, ragazzi, è venuto fuori che Lidl mi ha fatto questa roba qua, cioè bio bevanda mandorla senza zuccheri. Parliamone. Vi amo perché praticamente io, magari anche altre ragazze, sto seguendo un po' un regime alimentare per perdere qualche chiletto accumulato durante le feste, compleanni, compleanno del mio fidanzato, praticamente io a novembre, poi dicembre, Natale, lui gennaio, compleanno, cioè il delirio, quindi 3 mesi un po' così, un po' troppo calorici. Quindi ho un regime alimentare che prevede un po' la riduzione dei carboidrati. Ho praticamente tenuto alte invece le proteine per preservare appunto la massa muscolare, non ho toccato granché i grassi, che sono molto importanti per tutte le funzioni ormonali, soprattutto nelle donne, e quindi diciamo che il ritocco sulla mia dieta si è basato sulla riduzione un po' dei carboidrati, non assolutamente eliminazione, mi raccomando, non va bene, però li ho ridotti, quindi in pratica devo cercare di stare un pochino attenta a consumare alimenti che abbiano un po' low carb, quindi un po' meno carboidrati, in modo da rientrare nei macro che mi sono data. A questo punto diventa importante, almeno per me, che i macro provengano da cose che mi danno soddisfazione, come appunto i carboidrati complessi, quindi pane, pasta, riso, patate, che sono quelli che mi soddisfano. Sprecare i miei carboidrati per bermi il caffè al mattino
No, perché non è quel carboidrato che mi soddisfa. Quindi, venendo al dunque, amo essere all'avena a praticamente, adesso ve lo leggo, 3, no, 9,3 grammi di carboidrati per 100 grammi. Ora, siccome faccio anche un tazzone da 250, 300 ml di latte, 9 per 3, 27, mi spreco 27 grammi di carboidrati e la mia quota di carbo non è elevatissima, purtroppo se ne va veramente una parte enorme per me di carboidrati per bere latte la mattina, cioè latte, caffè, caffè latte, insomma. Quindi, quando ho scoperto che la bevanda bio alla mandorla non ha carboidrati, non li ha, zero, zero ragazzi, zero, ha soltanto un po' di proteine e dei grassi, grassi buoni perché appunto vengono dalla frutta secca, dalla mandorla, quindi va benissimo, e ha un pochino di proteine, poche, ma ha zero carboidrati, quindi io mi posso fare un tazzone da 300 ml sprecando zero dei carbo della mia giornata. Che non vuol dire che non mangio i carbo, vuol dire che preferisco quei carbo prenderli da cibi che mi danno più soddisfazione. Pane, pasta, patate, riso e verdure anche ovviamente, ma da cibi che mi soddisfano di più perché mastico, perché mangio, ecco, bere il latte non è la stessa cosa che mangiare qualcosa che mastico. Quindi ragazze, se avete una dieta low carb, skippate a questo prodotto qua. Attenzione per i grassi perché ovviamente... qualcosina c'è, qua abbiamo 1,4 di grassi, mentre in quello alla mandorla sempre 1,4, quindi direi che va benissimo. Cocco e riso ha grassi molto bassi perché ha 0,9, però ha carboidrati 7,7, quindi in sostanza questo è immensamente meglio di tutti quanti, perché come grassi siamo lì, come avete visto, però via i carbo che ce li mangiamo in altre momenti più soddisfacenti. Questo ve lo volevo dire perché l'ho notato l'altro giorno, mi si è aperto il mondo. Comprerò ovviamente sempre solo lui. Poi cosa ho preso? La tagliata, perché è in offerta, tagliata di petto di pollo, questa la scaldo solo in padella con l'insalata velocissima. Poi ho preso la trita di tacchino, anche questa era in offerta, ci voglio fare delle polpettine, magari devo andare a cercare le zucchine perché alla Lidl erano finite, così faccio le zucchine, la polpettina con le zucchine. Poi macinato magro, anche qua voglio fare delle polpette con il sugo, semplicissime, e l'albume d'uovo, perché quando appunto ho, diciamo, non ho proprio per forza voglia di mangiare la carne, faccio una frittatina con albume e uova, in modo da renderla un po' più proteica e meno grassa, se ci aggiungo l'albume, perché se metto tanti tuorli mi salgono troppo i grassi. Invece così ci metto un tuorlo e il resto albume, coloro la frittatina di giallo che è più carina, più appetibile, e però alzo le proteine senza alzare i grassi. Il radicchio, vado golosa del, sono golosa del radicchio, quindi lo faccio al fornetto nella friggitrice ad aria, metto semplicemente un pochino d'olio e lo faccio grigliato. Se non avete visto il video sulla friggitrice ad aria, perché mi piace, che cosa ha come vantaggi, quando la uso, come la uso, un po' di ricettine, c'è il video online, se vi fa piacere ve lo lascio qua così potete guardarlo. Vediamo gli altri due sacchetti. Allora, se non volete sviluppare una dipendenza, non comprate i bio triangolini con quinoa. Non sono male come valori, io riesco tranquillamente a inserirli perché sono quei piccolini, quindi pesano poco e insomma peso la quantità di carbo che voglio ingerire, come valori appunto non sono male, semplicemente li tracciate, insomma non è quello il punto è che ve ne mangereste 7 sacchetti tutti in una volta. Poi ho preso un po' di insalata in busta, ragazzi, in questo periodo vado veloce e non ce la facevo più a comprare l'insalata di tanti tipi diversi, perché a me piace mista, doverla lavare, asciugare, porzionare, troppo tempo, quindi magari non è la cosa migliore, ma è un modo che ho per mangiare un altro bio triangolini di quinoa, per mangiare l'insalata. Quindi ho preso un po' di insalate che peraltro erano al 50% perché hanno una scadenza breve, ma io nel giro di 2-3 giorni le ho fatte fuori, e sono l'insalata sfiziosa che ha la valeriana, il radicchio rosso e l'indi, l'in,
l'indiviariccia, poi ho preso la sottile che è pan di zucchero, radicchio e porro, questa mi piace da impazzire, poi la mix orientale che ha il lattughino verde, la bietolina rossa, il tazzoi, mizuna e lattughino rosso, non so, però tipi diversi, e poi due sacchetti di carote. E io senza il salata non so vivere. E per terminare, terzo sacchetto, abbiamo il yogurt magro, questo della Lidl secondo me è buonissimo, yogurt magro normalissimo, cioè mi piace da impazzire, è proprio buono. Poi c'era in offerta la cremosa di capofiore arancione, le carote con carote e patate dolci, erano in offerta, ne ho preso tre, perché due sono praticamente, secondo me, una busta per una persona per un piatto, abbondante, calorie pochissime, è un piatto che vi dà soddisfazione, cioè se vi mangiate tutta la busta da 600 grammi, avete praticamente 9 grammi di carboidrati, perché sono 3 grammi di carboidrati per 100 grammi, no, 18, scusate, ovviamente, perché sono 6, 6 per 3, 18, 18 grammi di carboidrati, quindi pochissimi, con un'intera busta, quindi tanta soddisfazione, viene un bel piattone, quindi ne ho preso tre perché due le utilizzerò quando viene il mio fidanzato, che lui è pazzo come me per le zuppe, e quindi di notte piattone di zuppa, una busta a testa. Poi il misto per soffritto, che lo uso per tutto, tipo quando faccio le polpette è la base proprio per l'impasto, per renderlo gustoso, un po' di spezie, che io uso veramente in abbondanza quando faccio la carne, le metto nelle insalate, zuppe, dappertutto, polpette, dappertutto. Salvia, chiodi di garofano, erba cipollina e credo di aver preso anche il prezzemolo. Anche se il prezzemolo lo devo prendere fresco, ma la Lidl non c'era. Nel frattempo l'ho preso secco e io ogni tanto appunto lo metto tipo nelle polpette, così secco, mi piace. E poi i finocchi, perché non manca mai qua a casa mia l'insalata di finocchi e arance. Peraltro il mio fidanzato non ha mai mangiato l'insalata, cioè la minestra di finocchi e ceci, e quindi credo che questo fine settimana gliela farò assaggiare, visto che ho comprato appunto i finocchi. Questo è tutto, questo è assolutamente tutto, quindi noi ci vediamo dopo, perché adesso io metto a posto, mangio, perché sono le 2:20, quindi è tardissimo, e ci vediamo più tardi, perché vi devo far vedere anche due cose, anzi no, una non la posso far vedere, perché è una cosa che ho preso per San Valentino, e quindi non voglio che il mio fidanzato la scopra, però ragazze, se voi state cercando delle idee per San Valentino, vi lascio in info box l'articolo dove vi svelo, insomma, 10 regali molto carini, secondo me, delle idee particolari per San Valentino, se volete fare un regalino per San Valentino che non sia magari, insomma, il solito profumo, ecco, peraltro c'è un articolo anche sui profumi da uomo, se vi va, però ecco, vi lascio in info box il link all'articolo, ci vediamo dopo. Allora, eccomi qua, dopo una giornata terribile di lavoro al PC, ho gonfi gli occhi, stavo dicendo, ho appena terminato peraltro, ragazze, di postare questo video qua, guardate qua, Sanremo 2023, peraltro, anzi, la copertina non è questa, adesso vi faccio vedere la copertina è questa, Sanremo 2023, pagelle cattivissime, ragazze, critico tutti, conduttori, ospiti, presentatori, canzoni e outfit, ce n'è per tutti, e siccome lo metterò prima di questo video, se non l'avete visto, io ve lo lascio appunto qua nelle schede, così andate a sbirciare. Sta per iniziare la terza serata, io penso che mi metterò qua a guardarlo mentre ceno, mangio qualcosina, peraltro devo ancora caricare su MyFitnessPal i valori della pranzo e della merenda di oggi, e poi dopo appunto cenerò, perché calcolerò appunto i macro. Termino qui questo video, non ho idea, come al solito, di quanto io abbia girato oppure no,
Però, insomma, fatto sta che, siccome è sera, praticamente dopo che cenerò mi metterò con l'iPad direttamente a guardare Sanremo mentre dovrò scrivere un articolo per il sito, così domani, che invece è venerdì, mi concentrerò di più su pulire casa, così passerò un weekend senza fare granché, sinceramente, voglio pulire casa per il weekend. Lavorerò quindi solo di mattina, perché il pomeriggio lo voglio appunto passare a pulire casa e a sistemare. Mentre mi vorrei svegliare presto di mattina e lavorare per tutta la mattina, caricare anche appunto il video del venerdì. Detto questo, vi mando un bacio, vi ringrazio di aver seguito appunto questo vlog, spero che vi abbia tenuto compagnia. Noi ci vediamo senz'altro con un prossimo video, non so quando, perché se questo andrà online venerdì o forse lunedì, non lo so, se questo va online venerdì ci vediamo domani, dipende, può essere, se c'è il weekend di mezzo ci vediamo lunedì, se no se è lunedì ci vediamo domani. Io vi ringrazio, se vi fa piacere lasciatemi il vostro supporto, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate, se vi va, un like al video. Vi mando un grande bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao!